Rapine a bar e gioiellerie, nella banda anche donne, 10 arresti nell'Interland. Guasto sistema antincendi, così si sono bloccati i treni alla stazione. RC auto troppo alta, da Napoli una petizione per la tariffa nazionale. Pack Fiction, le proposte per combattere il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Calcio, Mister Benitez sempre più innamorato del Napoli e di Napoli. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione del TG Luna. Come avete sentito dai titoli, è stata sgominata dalla polizia una banda attivissima tra Napoli e Caserta, ne facevano parte anche donne e minori. Il servizio di apertura. 10 persone sono state arrestate nell'ambito di un blitz condotto dagli agenti del commissariato di Giugliano per contrastare il fenomeno delle rapine nella vasta area a nord del capoluogo partenopeo e nelle province limitrofe. Si tratta di rapine a gioiellerie, bar e pizzerie. I rapinatori erano diventati il terrore degli esercizi commerciali delle banche dei comuni a nord di Napoli e della confinante provincia di Caserta. In un recente colpo portato a termine nelle scorse settimane a Santa Maria Capua Vetere hanno portato via ben 10 kg d'oro, ma la loro attività è stata stroncata dalla polizia. Tra i 10 in manette anche 2 donne e 2 minori, tutti residenti a Giugliano. Una vera e propria organizzazione, come ha spiegato nel corso di una conferenza stampa il questore di Napoli Guido Marino, nella quale ognuno dei componenti aveva ruoli ed incarichi ben precisi. In casa di una delle donne arrestate, infatti, gli agenti del commissariato di Giugliano, coordinati dal primo dirigente Pasquale Trocino, hanno trovato 2 fucili a canne mozze, che probabilmente, si legge una nota della procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, erano utilizzati per l'esecuzione delle rapine. Le indagini hanno preso il via nel mese di novembre scorso e grazie all'intervento della polizia sarebbero stati sventati alcuni colpi ai danni di esercizi commerciali. Nei mirini della banda non c'erano solo gli esercizi commerciali, ma anche gli agenti dei servizi di vigilanza privata. L'obiettivo dei rapinatori, infatti, era quello di impossessarsi delle armi. Accertata la verità sul clamoroso stop dei treni ieri alla stazione centrale di Napoli, un'avaria a una centralina di scambio che ha fatto attivare il sistema antincendio. L'evacuazione dei dipendenti di Trenitalia dagli uffici della stazione ferroviaria di Napoli Centrale, verificatasi ieri mattina, e che ha causato il blocco della circolazione dei treni per oltre 2 ore, con pesanti ripercussioni per i viaggiatori in arrivo e in partenza dallo scalo partenopeo, è stata causata da un malfunzionamento del sistema antincendio, che è andato in avaria in una cabina centralina Acei, che si trova lungo il tratto ferroviario che costeggia via Taddeo da Sessa, quindi proprio a Napoli. Deputato e regolare l'intescambio cambio automatico dei binari. Ieri, dopo l'allarme, sul posto si erano recati i vigili del fuoco, la polizia ferroviaria e una squadra di tecnici. Nella cabina non sono state trovate tracce di un rogo o di un principio di incendio. Gli agenti hanno quindi escluso che ad innescare l'allarme possa essere stata l'intrusione di qualche malintenzionato. Le verifiche dei tecnici hanno poi accertato che l'allarme è scattato a causa del malfunzionamento del sistema antincendio. E a proposito di treni, paura ma tutti salvi questa notte sull'Intercity Napoli-Sestri Levante. L'ultimo vagone è infatti preso fuoco e il convoglio è stato fatto fermare in aperta campagna. Da loro sulle cause delle fiamme. Da Napoli una raccolta di firme per un eventuale disegno di legge sulle polizze RC auto. Obiettivo, una tariffa unica nazionale. Contro la discriminazione territoriale delle compagnie di assicurazione, Napoli lancia una proposta di legge di iniziativa popolare per istituire una tariffa unica nazionale. A confronto, le tariffe degli altri paesi europei per capire la profonda discriminazione. E dal Comune arriva l'appello per la tariffa Italia, unica nazionale appunto, con l'invito a recarsi nelle municipalità per sostenere la petizione del Consiglio. Un comitato promotore del quale fanno parte parlamentari, l'onorevole Valente e l'onorevole Impegno, del quale fa parte il Comune di Napoli, l'Associazione dei Radicali e dei consumatori, si è caricato di proporre una legge di iniziativa popolare, 50.000 firme necessarie per la presentazione, perché dice basta a queste discriminazioni e afferma il principio di una tariffa unica sul nostro paese. A Napoli, in caso di incidenti, si paga il triplo rispetto ad altre zone d'Italia dove l'automobilista subisce lo stesso tipo di sinistro. Spero e sono convinto che i napoletani risponderanno massicciamente a questa raccolta di firme che costringerà il Parlamento ad affrontare un problema economico, perché i cittadini napoletani in un momento di crisi non possono pagare 3 volte tanto l'assicurazione, ma anche le aziende napoletane non sono più concorrenziali rispetto ad altre
altre aziende del paese, perché pagano per i mezzi per essere assicurati 3 volte tanto. Un deposito contenente quasi 2.000 capi d'abbigliamento e borse con il marchio falso di note griffe di moda è stato scoperto dai carabinieri della compagnia Stella in un box in via De Marco. Un'associazione ha curato un video sui parcheggiatori abusivi di Napoli, invitando il sindaco ad alzare il tiro sul fenomeno. Vediamo. Con il tipico movimento alare della specie, il parcheggiatore tenta di attirare l'attenzione dell'ingenua preda. Gli autisti più fortunati riusciranno a contrattare una cifra non inferiore ai 2 euro. Da qui il detto autoctono, capo, 2 euro a piacere. Una serata al Mascangioino sul tema dei parcheggiatori abusivi. L'associazione Adda Passano Uttata ha presentato un video, Park Fiction, che indaga sul fenomeno del parcheggio abusivo nelle grandi città italiane, con interviste inedite a un parcheggiatore abusivo che spiega tutto quello che c'è dietro questo fenomeno. L'associazione lancia al sindaco alcune vivaci idee per affrontare il problema a Napoli. Si tratta, spiegano i promotori, di trasformare l'incubo in un sogno grazie a 3 proposte programmatiche. Cioè ti chiediamo che ogni euro confiscato al parcheggiatore abusivo sia online, visibile a tutti e sia destinato al trasporto pubblico. Sicuramente noi dobbiamo lavorare perché si arrivi a un calmieramento dei prezzi, ci stiamo lavorando, questo vale non solo per Napoli Park ma vale anche per i biglietti dell'ATN, della metropolitana e dell'altro. Quindi quella è una strada che sicuramente incoraggia. Io credo che noi dobbiamo fare quello che stiamo facendo in questi giorni, cioè vederci, incontrarci, ascoltare le vostre proposte e cercare di accoglierle la maggior parte possibile. Usciva dal carcere di Nisida grazie a dei permessi premio e insieme a un complice metteva a segno rapine in ville del Beneventano. I carabinieri hanno così arrestato Franco Alexis, 19 anni, nato a Cosenza ma di origini serbe. Regione, interventi di accelerazione della spesa per 11 comuni, il servizio di Taisaraio. L'assessore alle attività produttive della Regione Campania, Fulvio Martusciello, ha consegnato i decreti dei progetti ammessi a finanziamento nell'ambito degli interventi di accelerazione della spesa ai sindaci di 11 comuni campani. E oggi diamo a 10 comuni della Campania, sparsi in varie province, che riguardano appunto l'efficientamento energetico, le ristrutturazioni delle aree industriali, si muove l'economia attraverso decreti di liquidazione, quindi denaro contante. Da lunedì mattina possono partire le gare, l'aggiudicazione, i lavori e quindi benefici per la collettività. Quindi un rilancio anche delle imprese? Sì, soprattutto. Questo assessorato continua ad accelerare tutte le attività che ha messo in campo, incontrando le amministrazioni e soprattutto risolvendo i problemi. Ci siamo caratterizzati e ci caratterizzeremo con questo modo di procedere. Incontro diretto con i sindaci, decreti di liquidazione, sblocco dei finanziamenti, pagamenti e quindi poi benefici per i cittadini. A via Megellina i carabinieri notano un uomo che in sella uno scooter minaccia 2 sedicenni con un cacciavite e un piede di porco. Questo per derubarli di soldi e smartphone. Inseguito e arrestato. Ingenti danni del maltempo allo storico orto botanico della facoltà di agraria a Portici e c'è un appello. Danni ingenti all'orto botanico della Reggia di Portici. La bomba d'acqua di lunedì ha danneggiato in maniera seria un centinaio tra specie arboree e piante secolari. A darne notizie il direttore dell'orto botanico del Museo delle Scienze Agrarie, Riccardo Motti, che dice: abbiamo immediatamente disposto la chiusura al pubblico per i danni causati a violento temporale. Un immenso patrimonio è andato perduto. C'è una task force che sarà al lavoro per cercare di ripristinare lo stato dei luoghi. L'orto botanico di Portici è sorto nel 1872 e svolge funzioni didattica, ricerca scientifica e conservazione della natura. Il giardino storico ospita importanti collezioni e piante provenienti da tutto il mondo ed è partita una gara di solidarietà. L'effetto è stato un'esplosione di una bomba, davvero non so come raccontarvelo, racconta ancora Motti, che dice che l'orto botanico è stato colpito da una tempesta i cui danni sono incalcolabili e ha lanciato pertanto un progetto, Nuova Linfa all'orto botanico della Facoltà di Agraria di Portici, chiedendo aiuto ai cittadini. Convention di Raffaele Fitto, Forza Italia, lunedì sera all'Arenia di Bagnoli e il senatore Vincenzo Danna invita il coordinatore di regionale Domenico Desiano perché venga a Bagnoli senza creare inutili ed ulteriori frizioni. Psicologia, c'è anche un convegno sulla crisi nelle coppie, ce ne parla ancora Taisaraio. A
Assenza di valori, attenzione per i propri bisogni e indifferenza per l'altro. Si esprime così oggi la crisi della coppia, sulla quale influisce negativamente anche la congiuntura economica, che aumenta le tensioni nelle relazioni. Un quadro composito analizzato nel corso del seminario dal titolo La coppia, viaggio terapeutico dentro e fuori dal setting, organizzato dall'Ordine degli Psicologi della Campania. Le crisi come sono eventi che creano cambiamento, che creano possibilità anche, no? Quindi nel momento in cui c'è una crisi per una coppia è possibile, attraverso il conflitto, attraverso la rinegoziazione, riflettere sul patto iniziale, sul patto su cui si è unita la coppia inizialmente. Molto spesso, a mio avviso, succede che le crisi spaventano e allora appena si va in crisi, appena c'è un conflitto, forse si può anche cambiare partner. Non c'è la capacità di stare nella crisi. Stare nella crisi è una possibilità per l'individuo e per l'organismo coppia. Continuano a diminuire i consumi in Campania, con un crollo che ha portato il livello medio del 2013, cioè 11.307 euro a testa, ben al di sotto di quello del 1995, che era 11.887. La previsione è che serviranno 15 anni e mezzo per essere precisi, per riportare i consumi dei campani al livello pre-crisi, cioè del 2007. Ed è il momento di fischi applausi, vediamo chi si è contraddistinto in negativo e in positivo oggi 21 giugno. Fischi per Ignazio Marino, sindaco di Roma. Una scritta vergognosa e anche sgrammaticata. Daniele a noi ce l'ha imparato, sparare a Ciro non è reato. È comparsa da qualche giorno in una strada della capitale. Le segnalazioni non sono mancate, eppure non è stata ancora cancellata. Applausi per Carmine Ametrano, viticoltore. Zio Ninuccio, 90 anni ben portati, è il protagonista dell'omonimo documentario di una regista giapponese che parla del suo lavoro esemplare sotto il Vesuvio per salvare la produzione di falanghina e lacrima Christi con metodi antichissimi. E l'eco è arrivata fino a New York. È indubbio che ora c'è più fiducia, così il presidente Napolitano a Capri, rispondendo alla domanda sui segnali di ripresa evidenziati dal presidente della BCE, Mario Draghi. Restaurato al comune di Vasto, il carteggio dei fratelli Palizzi, un'occasione per un confronto sulla cultura a Napoli nell'Ottocento. Presentato nella sala dei baroni del Maschio Angioino, il restauro del carteggio Palizzi, finanziato dal Comune di Vasto con la direzione scientifica della Soprintendenza ai beni librari e biblioteche della Regione Abruzzo. Il carteggio è costituito da 5 volumi che contengono minute, lettere ricevute da amici artisti europei, articoli di giornali, telegrammi, fotografie, schizzi, disegni, progetti e note di varia natura, lettere in stesura definitiva, sonetti, poesie, note sulle opere d'arte, inviti ufficiali a corte, attestati di benemerenza, incarichi di lavoro e persino biglietti d'auguri, per un totale di 2.897 carte. I fratelli Palizzi trovarono in Napoli il luogo della loro consacrazione professionale. Qui Filippo Palizzi seppe tradurre il rinnovamento che partì da Parigi e che caratterizzò l'arte figurativa dell'Ottocento. Una meritoria iniziativa del Comune di Vasto, del sindaco, tutta l'amministrazione della città, che noi abbiamo ospitato volentieri in uno dei luoghi più belli della nostra città, al Maschio Angioino, per ricordare un grandissimo pittore, soprattutto come Filippo Palizzi, anche direttore dell'Accademia delle Belle Arti della nostra città, dimostrazione che Napoli ha ispirato nella storia tantissimi artisti e quindi è una città, come dire, che ama preservare il ricordo delle sue radici profonde e poi certo un legame che si consolida tra la città di Vasto e la città di Napoli. Ancora Napolitano, in visita privata a Capri, ha incontrato l'ambasciatore Staffan De Mistura nella sede della Fondazione Axel Munti per il progetto di trasformazione della villa in un centro di formazione di diplomatici dell'area mediterranea. E veniamo alle curiosità e agli aneddoti dal passato con la rubrica Accadde Oggi.
21 giugno 1791, il re Luigi XVI di Francia con la famiglia tenta la fuga, ma viene fermato a Varennes. Idea Navas per il Napoli, il portiere della Costa Rica, sarebbe gradito al DS Azzurro Bigon, che continuerebbe a guardarsi intorno in attesa di sciogliere il nodo Reina e di riabbracciare l'infortunato Rafael. Bene, questa è la nostra ultima notizia di sport del Tre Giornale. Vi ricordiamo aggiornamenti, news e video sul sito lunaset.it, e per seguire i programmi è possibile scaricare gratuitamente su smartphone e tablet l'applicazione Lunaset Go. Questo è tutto, adesso vi lasciamo alle previsioni meteo e vi auguriamo buona domenica. Bentrovati agli amici di Trebi Meteo da Stefania Cattaneo. Vediamo le previsioni per domenica 22 giugno. Come vedete dalla grafica, giornata nel complesso bella, soleggiata un po' ovunque, quindi l'ideale per i villeggianti ma anche per gli operatori turistici. Quindi per sapere che tempo farà esattamente sulla vostra località di interesse potete scaricare la nostra applicazione per iPhone, Android o Windows Phone oppure consultare trebimeteo.com. Allora vediamo le temperature per questa domenica, come saranno. Partiamo dalle minime, che saranno senza particolari variazioni, comprese tra i 16 e i 21 gradi, valori caldi specialmente la sera nei grandi centri urbani. Per quanto riguarda le massime invece saranno stazionarie o in locale rialzo tra i 25 e i 31 gradi, quindi clima estivo in particolare nelle zone interne tirreniche ma anche sulla Sardegna, dove vedete toccheremo i 29-30 gradi. Partiamo col dettaglio previsionale, quindi che tempo farà sul nord Italia. Come vi anticipavo, sarà una giornata nel complesso soleggiata, anche se con annuvolamenti al mattino tra la Valpadana e la fascia prealpina, specialmente tra la Lombardia e il Piemonte, comunque senza il rischio di rovesci. Al più vi segnalo la possibilità di qualche isolato rovescio, quindi in particolare nelle ore diurne sulle Alpi occidentali, però come vedete dalla grafica anche nelle Alpi orientali. Una bella giornata di sole con cieli sereni o poco nuvolosi anche al centro Italia. Vi segnalo degli annuvolamenti in sviluppo diurno sulle vette appenniniche, comunque senza particolari fenomeni associati. Andiamo al sud del nostro stivale per vedere che anche qui prosegue il bel tempo, quindi c'è l'imprevalenza soleggiata, qualche nube in più di giorno sulla dorsale, però senza fenomeni di rilievo, e come vedete sarà bel tempo anche sulle isole maggiori, quindi sulla nostra Sicilia e la Sardegna.